114 kg. Ma non è vero, Remo. Ma com'è che peso così tanto? Ragazzi, lasciate un bel mi piace, iscrivetevi al canale se anche voi vi siete mai pesati. L'estate è finita già da un pezzo e con essa se n'è andata via anche la prova costume. Quindi con l'arrivo dell'autunno e successivamente dell'inverno, le persone non hanno più paura di mostrare il proprio fisico, perché come ben sappiamo sarà coperto. E quindi le persone già a partire da adesso, successivamente con l'arrivo di Natale e Capodanno, iniziano a mangiare molto e addirittura ad abbuffarsi. Tranne per quelli come me e anche per chi fa palestra, che puntualmente ha dieta per tutto l'anno. Sia mia madre che mia sorella odiano ingrassare e gli dà davvero fastidio quando sulla bilancia notano che hanno preso quel chilo in più. Perciò oggi farò uno scherzo ad entrambi facendoli credere di essere ingrassati, e non di un semplice chilo, ma molto di più. E ci riuscirò grazie a questa normalissima bilancia, perché ho scoperto una funzione super interessante dove riesco a far aumentare il peso delle persone. Se io provo a girarlo, qui dietro si trova questo tasto, premendolo cambia il peso. Allora adesso faccio vedere il mio peso. Peso vero, siamoci sopra, 100 kg. Vedete cosa succede se lo premo quel tasto? Lo premo per una volta. Guardate, il peso già sta aumentando. Ora per due volte, 106 kg. E infine per 3. 1, 2 e 3. 112 kg. Non so se stai organizzando con la telecamera. Non è il tempo di ritornare da scuola. Sto progettando una sfida. Se la superi, vinci dei soldi. Allora sì. Demo, però veramente, se vinco mi dai soldi, perché stasera vado al cinema. Però se perdi non ti do niente. Va bene, tanto vincerò. Non mi hai detto ancora in cosa consiste la sfida. Guarda, cosa c'è? È una bilancia. Che sfida è con la bilancia? Scusa. Prima di pesarti, mi devi dire secondo te qual è il tuo peso. Per esempio puoi dire da 20 a 25, da 30 a 35. Se il numero che uscirà si trova tra questi, vinci 10. Brava. Allora Elena, quanto pesi? Da 45 a 50. Il tuo peso andrà da 45 kg a 50 kg. Sì. Vediamo se Elena vincerà questi soldi oppure no. Sei pronta? Vai, sali. Scusa, sei super ingrassata. Oh, ma perché 53.9? 53 kg vai adesso. Ma non è vero, non hai pesato così tanto. Ma quanto hai mangiato? Ma adesso mi ripeso perché non peso così. Poi sono sempre pesata e uscivo a 47. Poi è uscito più di 50. E tu sei ingrassata. Elena, 57.8 kg. Sì, ma prima pesava 53. A me che è rotta sta bilancia. Ti sei pesata meglio, prima i piedi erano più fuori. Ed oggi in poi niente più pizze. Non si può vedere che a quest'età pesi così. Remo, la bilancia è rotta, io non peso neanche. Ma non è rotta, mi peso io e mi dai il mio peso esatto, che è 100. Mi ripeso. Guarda, è sempre quello di prima. Prima 53, 57. E perché tu ogni minuto che passa aumenti di peso? Sì, sì, sì. Io adesso mi ripeso un'altra volta. Se non esce meno di 50 te la spacco questa bilancia. Ma... vediamo. Da 60.9, quasi 61. Vai Elena. 114 kg. Ma non è vero, Remo. Non peso così tanto, impossibile. Da per rotto. Ma com'è che peso così tanto? Guarda, uno e due. Vedi? Tu pesi più di me. Ma è impossibile, tu mangi più di me. Elena, mi sa che questa volta ci sei cascata tu, lo sai perché? Prendi la bilancia, guarda, girala adesso. C'è un pulsante, premilo. Dietro, proprio qui, guarda. Ripesati. Guarda, ora è il tuo peso esatto. Prima c'erano anche le libbre. Ma cosa sono? È un'unità di misura americana. È diversa dal peso nostro. Ecco perché non io lo sapevo. Ma secondo te posso pesare a 114? Non sai cosa sono le libbre? Non lo sapevo. Si vede che non fai palestra. Quindi ragazzi, siccome Elena oggi c'è cascata in pieno, dovete lasciare un bel mi piace, iscriversi al canale. Noi ci vediamo in un prossimo video. Allora vediamo. Perché? Non sbagliato. Quindi vai, 178 kg. Ma che cos'è qua? È inutile che scendi e risali, 178 kg. È impossibile, è rotta la bilancia.